Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Ember the Gamer e questo è finalmente un nuovo episodio di Jalopy. Era da un po' in effetti che non ci tornavamo e quindi ho deciso di, ma sì, dai, torniamo, di nuovo la sveglia che suona, eravamo in hotel, giusto? Allora, l'abbiamo finita che eravamo a Dresda, non mi ricordo come si pronuncia, vabbè, Dresda, quella, ed eravamo andati a dormire in stanza, c'era lo zio lì prima. Ricordo benissimo che... Zio, sei sotto le coperte? Zio, non è sotto le coperte? Oddio, che visuale brutta. Mi devo ricordare sempre la sensibilità del mouse in sto gioco. Come mi abbassavo? Così. Ah, così. Non è che sotto il letto? No, ok. Zio, sei in bagno? No. Non c'ha neanche la porta sto bagno, ora che ci penso. Qui avevamo già guardato. Sì, mi ricordo che avevamo già guardato tutto. Ok. Qui è come i V-Rain che posso usare il bagno, non mi ricordo. No, ma posso tirare su la tavoletta. Bene, bene. Ma perché? Lo zio, immagino, allora, sarà giù che mi aspetta in macchina. Presumo, se l'esperienza ci insegna che di solito faceva così. Questa, ovviamente non si aprono le altre porte. C'è un piano di sopra. Questa si apre? No. Andiamo a vedere se possiamo derubare qualcuno. Ah, ma è un hotel tipo solo a due piani, a quattro stanze? Ma che tristitudine, signorini. Ma scusate, c'è un tappeto sulla parete. È molto inquietante questa cosa. Oddio, sembra uno di quegli hotel da film dell'orrore. C'è anche un quadro tutto strano lì. No, andiamo via che mi mette ansia. Salve, signorina. Sì, grazie per essere stata e vi auguro un buon viaggio. Perfetto, grazie. Ah, abbiamo immondizia. Possiamo raccogliere l'immondizia? Ma come, l'altro giorno non potevamo? Posso ributtarla? Sì, la posso. Gliela butto per terra perché questo hotel costa troppo. Capito, signore? Anzi, guardi, glielo lancio addosso. Dov'è il bicchiere? Rivoglio il bicchiere, grazie. Ecco, se lo pigli. Non glielo posso lanciare? No, ma uffa, non è giusto. Vabbè. Ciao, zio. Mi potevi anche aspettare comunque, eh? Non vorrei dire. Buongiorno. Proviamo a ripartire per il nostro viaggio e proviamoci, porta con te lo zio. Ma certo che portiamo con noi lo zio, ma che scherzi? Se non fosse per lui non saprei che cacchio fare. Bene, zio, la macchina era a posto, vero? Oddio, non mi ricordo, vabbè, speriamo di sì. Le chiavi sono proprio sopra di te sulla letta. Sì, me l'hai già detto l'altro giorno, grazie, aspetta. Sembra che tu sia corto di soldi. Già, è un problema che abbiamo in comune. Tieni questi, dovrebbero aiutarci ad andare avanti. Ah, ci ha dato soldini? Quanto ci hai dato, scusa? Non ho visto, ho solo visto che mi lanciavi i soldi. Fa vedere, aspetta, sono nel portafoglio i soldi, vero? Ci hanno ridato 100, grande! Grandissimo, e là, magicamente, io adoro questa cosa. Raccolgo il portafoglio e poi faccio fluttuare il portafoglio nel cruscotto. Bene, ottimo, nel portaoggetti, vabbè. Allora, aspetta che chiudiamo prima le chiavi, ok. Zio, dove andiamo? Fa vedere un pochino... Com'era il tutto? Da Dresda... Dresda... Oh, io dicevo Dresda, tipo... Ok, da Dresda a... Aspetta... A Sturovo! Sturovo? Mi devo informare su questa cosa delle pronunce, sono una pessima persona e non mi sono informata. Allora, fa vedere... Percorso 1, percorso 2 o percorso 3. Allora, qui c'è il rischio incidente, vedo, quindi no. Facciamo questo. Dai, oggi voglio fare un percorso breve dove trovo benzina. Pioggia comunque, ma... Ah, è iniziata a piovere subito. Bene. Bene, ma c'è il sole. Scusate, ma questa cosa non ha senso. C'è il sole. Non può essere. Non può piovere. Vabbè. Allora, c'era prima da mettere in moto. Ok, e tiriamo a giù. Perfetto. Grazie gioco che mi ricordi costantemente quali sono i tasti che devo premere, ma sappi che io me lo sono già dimenticata, aiuto, aspetta, zio se non la smetti di parlare mentre guido. Ci vedrai sicuramente meglio con i tergicristalli accesi, ok. Tergicristalli sono a chi? Li ho premuti? No. Acqua, ma l'acqua non ci serve, c'è già l'acqua, ci basta il tergicristallo. Ah, così, perfetto. Oh, che bello, un bel viaggio con la pioggia. Ok, il sole è sparito, il che ha già più senso. Oddio, non so se sono nel posto giusto.
è tipo un confine. Mi sa che dobbiamo attraversare il confine. Ops, io sto andando contro la ringhiera, vero? Sì. Ci siamo rovinati la carrozzeria. Aspetta, 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 aspetta. Tiri freno a mano, tiri freno a mano prima che ci arrestano perché andiamo contro la barriera. Salve, aspetti. Posso parlarle io? Scusi? Mi scusi? Ma devo scendere? Documenti, prego. Ah, ok, i documenti. Documenti erano lì, ok. Tenga. Tenga i documenti. Come glieli do i documenti, mi scusi? Mi scusi, vorrei darle i documenti io. No, aspetta, li ho messi via. Come cacchio glieli do i documenti? Io mi perdoni. Allora, guardi, io li ho qua. Mi scusi, può prendere i documenti? Aspetta, aspetta, ho visto. Ok, ma dimmi te, mi dovevo abbassare per davvero? Hai visto i documenti? Sono bellino sui documenti. Tizio. Quanto tempo ci vuole? Sembra tutto in ordine. La macchina fa movimenti strani, peraltro. Ah, è lei che mi sta controllando la macchina, scusi. Ah, c'ha il fucilozzo. Guardi, controlli quello che vuole, non c'è problema. Controlli quello che vuole. Lei dice che qua sembra tutto in ordine. Perfetto, i documenti me li ha ridati, mi scusi. Scusi, i miei documenti? Sono di nuovo al loro posto. Ah sì, me li ha fatti fluttuare il tipo al loro posto. Ottimo. Ottimo, be bellissimo i tipi dei caselli che ti lanciano i documenti in macchina. Fantastico, ok. Ci hai aperto? Sì, bene, ok. Mamma mia, mamma mia. Meno male che eravamo in regola, zio. Ah, senti i tuoni. Oddio, sembra di essere su Dissenter. Ma stiamo scherzando? Ma no, ma perché la pioggia ci perseguita su qualsiasi gioco? Vabbè, ok, Heavy Rain direi che ce la siamo un po' cercata in effetti la pioggia. Il titolo non è che promettesse proprio bene. Però voglio dire, anche qui. Ma poi si sente il rumore della pioggia mentre siamo in galleria? Ma non può sentirsi il rumore della pioggia mentre siamo in galleria! No, vabbè, ma non ha senso questa cosa! Ci sono porte. Aspetta, ma io potrò entrare? È nel dubbio. Perché voglio dire, se ci sono delle porte, un motivo ci sarà, no? No, probabilmente no. Probabilmente il motivo è solo farmi rosicare, provare ad aprirle senza successo. Vero? Ovviamente. Dannazione, dov'è il tipo col fucilozzo di prima? Me lo può prestare? No. Ma noi in macchina avevamo cose, vero? A parte lo zio, intendo. Sì, abbiamo cose, ok. Qui esce fumo? No, non sembra uscire fumo. Aspetta, aspetta, ho visto un messaggio. Cosa mi stavi cercando di dirmi? Ah, erano solo le cose sulla ruota. Trazione sull'asciutto. 350 di trazione sul bagnato. Ok. Quindi diciamo che possiamo andarci sull'asfalto bagnato senza problemi, più o meno. Suono il clacson. Va bene, la smetto. Andiamo avanti. Ah, siamo a secco. Ah, siamo a secco. Noi ce l'avevamo un'altra di benzina, zio, vero? Oh mio Dio, l'ansia. Ce l'avevamo un'altra di benzina? Benzina, sì. Aspetta, ma ci serviva anche tipo l'olio? Dov'è l'olio? Lì dietro, lì dietro. Ok, aspetta, aspetta. No, no. Facciamo così, ok. Olio per motori, ok. Perfetto. Oddio, zio, ricordiamoci di comprare di nuovo olio e benzina, che siamo messi malissimo. Ah, giusto, giusto, siamo nella macchina anni vecchiotta. Dov'era la levetta? Qui, ok. La macchina anni vecchiotta. Senti i tuoni. Sì, no, non sto a parlare, non sto a parlare. E questa volta non è colpa della febbre. La febbre direi che è più o meno passata. Allora, a così. Ok, non tutta. O sì, tutta? Ma sì, dai, tutta, sco. Così liberiamo anche spazio nel cofano. La lasciamo a chi? Ecco. Oddio, aspetta, ci posso passare poi sopra con la macchina? Vabbè, la sposto dopo. E poi dovevo metterci anche l'olio, giusto? L'abbiamo finito? Sì, l'abbiamo finito, un pochino ce l'abbiamo messo. Allora, aspetta, che da brave persone civili lasciamo tutti i residui a bordo strada. Aspetta, un po' più indietro, che se poi succede incidente per colpa mia, mi sento in colpa. Ok, così va benissimo, perfetto.
Tutto il resto qua è a posto? Sì, dai. Zio, mi raccomando, benzina, la prossima tappa assolutamente compriamo olio e benzina. Ok, perfetto, è ripartita. Cavolicchio, non ci avevo proprio pensato che poteva davvero finirci la benzina. Allora, nei commenti mi avevate suggerito poi di comprare una roba in uno dei market per poter aprire quelle casse coi lucchetti. Quindi ora vorrei anche trovare... Ops, oh misericordia, che è successo? Siamo andati... Ma ero troppo vicino al bordo strada, davvero? No, scusa, non me ne ero accorto. Non me ne ero accorto. Scusa, zio, ho fatto incidente. Ben interessante cosa. Dovremo attraversare, aspetta, altre frontiere durante il nostro viaggio. Ok. Stai attento a cosa cerchi di trasportare oltre confine. Mio Dio, zio, cosa pensi che trasportiamo? Tipo droga. Se trovano merci illegali sarai multato. Ma tranquillo, non ho intenzione di trasportare merci illegali. Zio, ma per chi mi hai preso? Ah, le ruote qua potrebbero non funzionare bene, forse, perché non è asfalto, questo è sterrato. Nostra prossima fermata dovrebbe essere... Oddio, aspetta che ho cliccato per sbaglio, farmi rallentare che qua... Oddio. No, non riesco a guidare molto bene qua, zio, aspetta. Lì c'era un grande ponte, aspetta che finiamo di sotto. Ponte Maria Valeria, ma è stato distrutto durante la guerra. Ah, cavolo, spero che lo abbiano riparato, spero pure io. Altrimenti non so da dove passiamo, giusto? Sì, ma ragazzi, che strada brutterrima. Noi non eravamo tipo sull'autostrada, non possiamo tornare lì? Oddio, sto prendendo tanta velocità. Troppa velocità. Oddio, ci si sta sporcando tutto di fango. Aia, buche, tante buche. Questo alle sospensioni non penso farà bene. Aia. Ma guarda quante buche, ma sono tanterrime. Ah, la macchina non sta funzionando per niente bene. Fa di nuovo quella cosa col fumo che esce. Però non vedo spie o segnali, non capisco. Aspetta, qua c'è una strada. Aspetta, frena. Andiamo in retromarcia, ok. C'è una stradina, forse c'è tipo un negozietto, un qualcosa, un hotel. Che cos'è? Aspetta che parcheggio qua. Frena, macchina, frena. Senti i tuoni. Allora, laviamo... No, non abbiamo lavato una cippa. Io volevo... Aspetta, fa provare a rilavare. Anche se sta piovendo, non dovrebbe servire l'acqua. No, niente, non riesco a pulire bene. Allora, facciamo che mi dai intanto i soldi che immagino mi serviranno. Ti prego, fa che abbiano benzina e cose per riparare la macchina. Penso di averne tanto bisogno. Ma qua c'è il nulla. C'è una scatola. E dopo che ho la scatola, che faccio? La posso vendere a qualcuno? Ma è tipo abbandonato questo posto, scusate. Non c'è un cribbio di nessuno, c'è solo una scatola, ottimo. Magari evitiamo di perdercela per strada, almeno questa, che vorrei anche capire a che serve. È una scatola vuota, la potrò vendere, non capisco. Oddio, guarda che zozzume sulla macchina, guarda che zozzume. Posso metterla qui? No, non posso metterla qui la scatola, ma ne ho già un'altra scatola. Ah, questa però è chiusa col lucchetto. No, aspetta, devo capire una cosa. Allora, abbiamo una scatola chiusa col lucchetto, ok. E questa è una scatola solo vuota. Posso aprirla? Aspetta, ho visto... sì, posso aprirla! Posso aprirla? Cos'è? Medicinale. Ah. Oddio, non è che roba è legale, zio? Che faccio? La piglio? Oddio, ma... Cioè, ma è tipo roba di contrabbando? Aspetta, fammi leggere bene medicinale, la farmaco utilizzato per trattare varie malattie e basta, non mi dici nient'altro? Legale, illegale, no. Vabbè, ascolta zio, prendiamone un paio, non so che dirti. Oddio, mi sa che le posso portare tutte. Ma non è che mi arrestano, no, io ho questa cosa, secondo me mi arrestano. Secondo me questa roba non è illegale, voglio dire, troviamo delle medicine in una scatola chiusa con dello scotch, così una scatola molto anonima. Dentro tipo una casa abbandonata in mezzo al nulla. Io qualche domanda in realtà me la porrei. Zio, vabbè, ascolta, se ci arrestano gli diciamo che è tutta roba tua, va bene? Poi ti porterò le arance, te lo giuro, in prigione ti porterò le arance. Ok, prima stavo dicendo, queste scatole dovremmo poterle aprire, mi avete detto. Devo quindi trovare un market dove comprare tipo una roba per aprirli. Ah, dannazione, mi dimentico sempre. Aspetta che volevo intanto approfittarne e ripariamo anche qualcosa perché ho visto uscire fumo brutto.
Aspetta, chiudiamo, sia mai che si inzuppano i sedili di questa macchina così meravigliosa. Oddio, tutto ha bisogno di manutenzione? Cacchio, io lo potevo usare solo 3 volte, tipo, vero? Ok. 2. Di nuovo? Cos'altro ho bisogno di manutenzione? Ah, non posso più usarlo? Sì. Ok. E ora? Ok, sembra tutto a posto. Non mi ricordo se potevo usarlo ancora. Mi sembra di no, perché vedo... aspetta, fa vedere. È tipo tutto rovinato adesso. Arrugginito. Così in 0 secondi si è tutto arrugginito. Vabbè, vediamo. Valeva qualcosa, forse. Se non sbaglio ce le compravano, ce lo facevano pagare. Tipo, cioè ce lo pagavano niente. Però sempre meglio di niente per davvero. Okay. Facciamo ripartire il tergicristalli. Ok. Ok, ragazzi, devo dire la verità. A me sto gioco sta piacendo tanto. Mi sto divertendo veramente molto. Imparo cose sulle macchine. Imparo cose sulle macchine. Io sulle macchine non so veramente una cippa. Eccoli, piano piano, tutta in retromarcia. Ragazzi, poi mi sapete dire se cioè come si accelera, se c'è un modo per accelerare o se va sempre così piano ed è normale che sia così. E a me non sembra che sia tanto normale, va veramente tanto piano sta macchina. A parte quando prende velocità, perché ci sono i discesoni. Però a parte quello. Ah, ma forse qua è anche lenta perché è un po' tutto impantanato, cioè c'è un pantano incredibile. Tutto fango, giustamente. Potremmo avere un po' di difficoltà. Ok. Non vedo l'ora di riuscire a pulire un pochino il vetro, perché veramente è uno schifo. Non si vede una mazza. Aiuto, io c'ho l'ansia, però mi sento che sto trasportando roba illegale. Mi sento un fuorilegge, un criminale. No, zio, se ci fermano, ti prego, di che è colpa tua, dai. Io ho una lunga vita da vivere, sono giovane. Tu ormai, dai, la tua vita te la sei già vissuta. Puoi passare gli ultimi anni in galera, no? Ti verrò a trovare tutti i giorni, lo giuro. Il ponte era intitolato alla... Aspetta, zio, non ci vedo una mazza. È buio e in più qua c'è il fango. Non... Devo un attimo stare concentrato, mi dai un secondo. Allora, Valeria era la quarta e si dice più adorata figlia dell'imperatore. Ok, Elisabetta amava moltissimo Maria, molto più degli altri suoi figli. Oh, alcuni cortigiani commentavano riferendosi a lei come l'unica figlia. Questo, tra le altre cose, ha portato Valeria a disdegnare l'Ungheria. Ah, queste tristi vicende familiari. Che carino però lo zio che ci informa così un pochino sulla storia. E Togo, mi sa che ci chiede ogni volta che saliamo in macchina, ci chiede, vuoi portare lo zio con te? Ma cacchio, ma sempre, ma tutta la vita. A parte quando mi distrae mentre guido, però, a parte quello, dice cose interessanti. E soprattutto ogni tanto mi dà istruzioni. Poi mi cazzia male quando vado a sbattere contro le pareti, quando vado troppo sul bordo strada. Cioè, non lo so, lo vedo come una guida saggia. Lo vedo come un mentore, ecco. Siamo quasi arrivati? Forse sì. Sturovo, come cavolo... Ah, questa non era l'unica... Aspetta, zio... Zio, stiamo andando fuori strada. Se mi dai un secondo, che devo leggere. Vorrei valere il risentimento verso il suo luogo di nascita. Ah, e perché Valeria odiava così tanto l'Ungheria? Dalla sua nascita si sono sparse voci riguardo la legittimità di suo padre. Oh mio Dio, si fa intrigante la storia. Cosa, tipo Beautiful? Si diceva infatti che suo padre non fosse Francesco Giuseppe, ma... Giula, come si legge? Ammetto l'ignoranza, non so come si legga questo nome. Vabbè, Andrassi, grande ammiratore di sua madre. Aha! Quindi la mamma di Valeria era un po' una donna allegra, era un po' una donna allegra. Ma guarda lo zio che sa tutti questi retroscena, tutti questi scoop, queste news. È tipo un paparazzo lo zio, è uno di quelli che vuole sapere tutto sui VIPs. E quindi si va a leggere tipo su Donna Moderna, che cosa è successo alla coppia dell'estate. Sì, oddio, non ti facevo tipo da storielle del genere tipo Beautiful, però... Aspetta, qua c'è un incrocio, vero? Non riesco a capire. Ah no, è una ferrovia e c'è un treno. Io la attraverserei molto velocemente. Andiamo velocissimi. Mamma mia, l'ansia. Parte il treno all'improvviso, ci becca in pieno. Ma che bello sto viaggio in mezzo al bosco. Sì, è un po'... Ups, aspetta, ponte. È un ponte, vero? Non è che si veda benissimo. È un po' in mezzo al nulla. Piove, il tempo fa veramente schifo. Però non lo so, è carino, è rilassante.
pensando a questa storia, spero che il nostro ponte, al contrario di Valeria, aspetta che faccio la curva e finisco di leggere. Aspetta, zio. Aspetta, poco, ok. Non abbiamo rotto i legami con l'Ugheria. Ok, benissimo. No, aspetta, c'è un incrocio. È lì che devo andare? Cosa c'è dietro? Oddio, cosa ho dietro la macchina? Macchina, fermati per cortesia. Aspetta che spengo pure così non sprechi a benzina. Dio, ma non è che è un ombrello, vero? No, eh? Cos'è questa cosa? È tipo un'emanazione. Ah, no, erano... Ma stai scherzando? Erano tipo i gas di scarico della mia macchina? Oh mio Dio, no, zio, questa macchina ha veramente tante cose che non va, cioè stiamo inquinando il pianeta in maniera incredibile. Ma io devo andare di là. Dannazione, perché non c'è un cartello? Un cartello, qualcosa, un'indicazione? Zio, non mi dici niente tu, vero? Ah no, ti posso solo aprire la portiera? No, va bene. Ascolta, io provo ad andare di qua, nel senso, se c'è un incrocio ci sarà un motivo. Là cos'è, un'altra frontiera, forse? No, un benzinaio, non capisco, non leggo una mazza. Ah, forse è un benzinaio. È un tipo un'area di sosta. Sì, ok, ora è chiaro, è un'area di sosta. Ottimo, era proprio quello che ci occorreva. Ok, prima di tutto vediamo se riesco a capire come lavare la macchina, tipo. No, non volevo aprirla. Ah, no, aspetta, c'ho il portafoglio. Come si cambiava? Non mi ricordo. Così, ok. Tipo se faccio... Ah, sì, si pulisce! Oh, macchina pulita, che cosa bella. La ruota? No, la ruota non posso pulirla. Aspetta, devo ribagnare. No, ho rovesciato l'acqua. Aspetti, sto facendo un casino. Ho messo il portafoglio nel bidone dell'acqua. C'è qualcosa che non va. Oh mio Dio, aspetta. Ok, è un casino. Ho rimesso i soldi a posto, vero? Sì, per sbaglio, ma vabbè. Allora, puliamo prima la macchina, dicevamo. Ok. Ah, senti i tuoni, sembra di essere su Descender. Mi aspetto che un T-Rex arrivi tra poco da laggiù, tipo dal buio, dal nulla, arriverà un T-Rex. Posso pulire qua? No. Devo bagnare continuamente nel secchiello. Posso finire di pulirmi la macchina, per cortesia? No, non posso, non mi fa finire di pulire la macchina. Forse sì, ora. Ah, ok, ho capito. Ho capito, devo fare tipo così, ok, bagno la spugna e pulisco la macchina. Perfetto, di nuovo bagno la spugna. No, così ho preso il secchiello. Riproviamo. Ce la posso fare. Ok, il vetro tipo lo posso lavare? Sì, perfetto, ok. Bene, sono tanto contenta di aver imparato a fare questa cosa. La macchina fa schifo come prima, forse era meglio sporca. Si notava meno la tristezza della povertà di questa macchina. Ok, sì, direi che è abbastanza pulita. Posso rimettere la... No, non così. Ok. Ora, zio, mi servono i soldi. Possiamo aprire? Ah, ops, non riesco a passare da qui. Questa è una cosa che posso prendere? No, ok. Dov'è il portafoglio? Qua, ok. Oddio! Ma che è successo? Quando è che ho fatto cadere questa cosa? Non me ne sono accorto. Oddio, me la sono trovata davanti. Ah, qui c'è la pompa della benzina che io la posso usare. Mi viene il dubbio che forse se io mi tengo i bidoni vuoti e li riempo qui, forse mi costa meno? Perché non devo pagare anche il bidone? Mi viene questo dubbio. Vabbè. Allora, proviamo a prendere uno di medicine e un kit di quelli che sì, che devo vendere perché ho finito di utilizzarlo, mi sa. Allora, tipo, vediamo, io vado dal tizio qui, dalla tizia, salve signorina, mi scusi, no, non volevo darle i soldi, aspetti, tipo, se io le vendo le medicine, mi prende, me le paga, davvero? Aspetti, questo, ok, sì, guardi, per ora mi dia questo, va benissimo, può tirare la leva per cancellare, no, non cancelliamo, mi dia i soldi, mi dia il denaro. Sì, grande. Ok, perfetto. Allora, ci serviva, abbiamo detto l'olio, ok, i booster non ci servivano. Sigarette di nuovo, no. Acqua, devo controllare, ma mi sembra che l'avessimo l'acqua. La benzina? Allora, un kit, aspetta, questa cos'è? Kit di riparazione pneumatici.
Ascolta, ho un sacco di medicine da vendere alla ciccia, io li piglio. Ah no, non posso trasportare altre cose, ok. Sempre perché non abbiamo le tasche noi. Ok, tenga qui. E aspetta che sono curiosa di vedere se ora riesco ad afferrare una di queste cose qua. Cos'è, tipo un cestino? No, non me lo fa pigliare, ok. Speravo mi facesse prendere tipo quello per fare la spesa, invece no. Cosa abbiamo? Vino? Oh, oddio, come vorrei una bottiglia di vino. Medicinali. Allora, questi medicinali quindi sembrano essere legali. Voglio dire, li vendono al banco. No, non dovrebbe essere un problema, a meno che non sia un problema oltre frontiera. Aiaiai. Allora, cosa abbiamo portato lì? Un kit. Allora, aspetta, l'olio e il kit di riparazione pneumatici. Ci prendiamo anche un kit per noi. Cioè, un kit per riparare il resto. E una tanica di benzina. Ok. Perfetto, ok. Ma cade tutto qua. Perché cade tutto? Ma perché cade tutto per terra? Vabbè, aspetta, allora fammi andare a mettere le cose in macchina. Poi cerchiamo di capire perché la roba vibra e cade per terra. Mi sembra un po' di essere su Under the Sand, dico la verità. Ma non ce l'abbiamo una scatola dove mettere le medicine, così non devo portargliele tipo una alla volta? Salve, mi compri anche queste medicine? Ok. Mi dia i soldini? Perfetto, siamo a 109, bene. Intanto abbiamo già più di quando siamo entrati, ottimo. Ma dico la verità, se avessi più spazio nel bagagliaio, forse riusciremo anche a portarci via un po' più di roba e staremmo più tranquilli. Ok, perfetto, fammi vedere quanto ci dai alla fine. Cioè, siamo partiti con 100 e adesso siamo a 225, sono troppo contenta. Allora, dicevamo, io mi sono portata anche la scatola adesso appresso. Vediamo se ci vende quella roba di cui mi avete parlato, con cui posso effettivamente aprire. Ah, piede di porco usato per aprire le casse, grande. Ok, signorina, ci può dare anche questo? Grazie, sì. Ecco, siamo scesi a 200 tondi, così, perfetto. Vediamo subito se funziona. Allora, aspetta, ho fatto un casino. Ho rimesso il portafoglio a posto, ok. Ora, no, non volevo prendere la cassa, volevo scassinarla. Allora, ma se tipo miro al lucchetto? Così? Ok, ah, perfetto! Cosa abbiamo? Vino! E vale un sacco, ottimo! Ottimo, ottimo! Tenga, aspetti! Guardi cosa le vendo, signorina! Ma niente, no, vabbè, sono troppo contenta, ci stanno dando un sacco di soldi, ottimo, ottimo! Ecco qui, mi dia tutti i miei soldi, 300, oh, che bello, che bello! Salve, le lascio la scatola lì, lei la conservi, mi raccomando! Il portafoglio è volato via, io premo continuamente il tasto sbagliato e il portafoglio vola via, ottimo. Ok, zio, abbiamo venduto e comprato tutto, sono troppo contenta. Come siamo a benzina? Dai, siamo più di metà serbatoio, il che va più che bene. Allora, Dresden, no, siamo arrivati, quindi torniamo sulla strada principale, così ci arriviamo finalmente alla nostra meta, raggiungiamo l'obiettivo. Lo zio ci suggerisce di riattivare i tergicristalli, giustamente sta piovendo come se non ci fosse un domani, quindi direi che potrebbe essere una buona idea. Anche perché da quello che ci aveva detto nei primi episodi, tipo se abbiamo qualche irregolarità ci fermano, cioè tipo la polizia ci ferma. Aspetta che c'è una cassa, aspetta lì che c'è una cassa. Non vedevo l'ora di trovare un'altra cassa. Piede di porco, vieni a me. Chissà cosa troveremo in quest, altro vino? No, cosa abbiamo trovato? Caffè. Va bene, caffè, sono molto contenta del caffè, dico la verità. Sono una grandissima fan del caffè, non so se potremo berlo effettivamente in questo gioco, però intanto ce l'abbiamo. Al massimo ce lo rivendiamo al prossimo negozio. Sì, comunque è stato inutile pulire la macchina perché ovviamente ce l'abbiamo di nuovo tutta zozzissima. Quindi è stata una cosa un pochino inutile, potevamo risparmiarci del tempo e della fatica. Ho asfalto, ups, volo. Asfalto, come siamo contenti di vederti asfalto, finalmente. Aspetta zio, no, fammi fare la rotonda, poi parliamo. Appena c'è strada dritta leggo, dammi un attimo. Ok, perfetto. Eccoci, ah, siamo arrivati! Se il ponte è stato riparato, domani possiamo attraversare il confine con l'Ungheria. Ottimo! Perfetto, quindi ora siamo arrivati nella città dove dovevamo arrivare. Non pronuncerò il nome perché non ci riesco. Quindi dobbiamo cercare un posto dove dormire. Stanno di nuovo uscendo fumi brutti dall'auto.
Ecco il motel, parcheggio lì davanti. Dove? Questo? Sì, sì, è questo, è uguale a quello dell'altra volta. Bene, bene, stavolta appena entrati in città l'abbiamo beccato, ottimo. Aspetta, zio, ora ci andiamo a registrare, fammi... Ah, ho già spento, ok. Ma i motel sono tutti uguali? Vabbè. Buonasera, passerete la notte da noi? Yes. Fanno 20 per la stanza. Guardi, tanto ho venduto un sacco di roba. Tenga pure. Stanza 1A, proprio in fondo alla sala. Perfetto, mi dia le chiavi. Vi chiediamo di non disturbare gli altri ospiti. Zio, qua si è sparsa la voce che tu fai festini, però, eh? Perché appena arriviamo ci dicono tutti la stessa cosa. Ok, abbiamo aperto? Sì. Ciao zio, accomodati, tranquillo. Ah no, le chiavi non potevamo toglierle. È vero, mi ricordo benissimo che le chiavi non potevamo toglierle. Oh, mamma! Che faticaccia! Aspetta, questo sempre ha il solito armadio senza niente all'interno. Ok. Il solito bagno sgrauso, senza doccia, senza bidet, senza sapone. Non c'è mai una mazza qui. E come al solito c'è già la pipì nel water. Ma che schifo! Si può tirare la catena? Non mi ricordo, sì. Non cambia niente, non funziona una mazza. Zio, andiamo in questi motel da due soldi. È logico che poi ci danno le camere schifo. Ah, qui sono i documenti, sempre. Ma sono gli stessi dell'altra volta? Allora, no, sembra... Mi sembra diverso. Ci sono tutte delle scritte? Che cos'è? CSFR? Ungheria, Jugoslavia, Bulgaria? Turchia? Non riesco a capire le indicazioni. Cioè, è tipo il percorso che dobbiamo fare questo, zio? Soprattutto perché non me ne parli? Devo andarti a frugare nella borsa di notte, al buio, mi sento un ladro? Comunque, è giunta la nostra attenzione il fatto che alcuni compagni stanno cominciando ad appropriarsi indebitamente di proprietà governative. Ah sì, perché la nostra laica sembra essere una proprietà governativa, a quanto pare. Voi nuovamente ricordato che il compagno non intendeva dare l'impressione che i cittadini possano, con effetto immediato, passare i controlli di frontiera senza bisogno di alcun visto. No, i regolamenti su visti sono tuttora in vigore ed il mancato rispetto dei detti regolamenti verrà punito con azione legale, ok. Tipo ci fanno causa? Inoltre qualsiasi azione di smantellamento del muro verrà denunciato e punito con azione legale. Ma dai, ma ci arrestano per qualsiasi cosa, chi? Ascolta, rimettiamo via tutto e non ho capito se tipo dobbiamo provare a venderci la Laika al prossimo concessionario. Ora mi informo poco su questa cosa. Va bene, allora ragazzuoli, mi sa che la finiamo qua. Ci siamo fatti un altro super viaggione in macchina e vi dico la verità, di nuovo, a me questo gioco sinceramente diverte perché è pieno di cose strane. Poi il viaggio in macchina che la devi riparare, comprare, vendere. Sì dai, mi piacciono queste cose. E lo zio mi sta tanto simpatico, mi sto affezionando tanto, zio. Posso dare tipo il bacino della buonanotte? Mua. Oh, che bellino. Va bene, allora mi raccomando, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate, se volete che continui, se avete altri suggerimenti che mi salvino le chiappe dalla povertà. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi i prossimi video e i prossimi aggiornamenti, e noi ci rivediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!